benvenuta, si accomodi pure sul nostro divano. Bentrovata e bentrovata. Prego. Che bello averla qui, una piuma di eleganza sul nostro divano. Ma che carine, io sto bene con le donne. Qualcosa ragazzi, te lo maschietti, mi spiace per voi, io con le mie simili sto bene. È bello sentirsi dire questo. Però i suoi lettori non sono tutti donne, ci sono anche molti uomini. Sì, ci sono anche degli uomini, soprattutto giovani ragazzi. Ma come trova le storie dei suoi libri? Nella sua memoria o nei racconti degli altri? Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza sono le storie che mi vengono raccontate, i fatti che accadono nell'intimità di una famiglia o nel mondo. E siccome io credo e sono fermamente convinta che noi donne abbiamo una marcia in più, e allora mi sembra giusto parlare di noi. Molto giusto. Vero, no? D'accordo, assolutamente. Diciamo, ingranando una marcia dopo l'altra, un paragone che non so neanche dove ho pescato dal momento che non ho la patente, comunque lei è arrivata a scrivere addirittura 30 romanzi di enorme successo, 12 milioni di copie, Lady Bestseller è uno dei suoi attributi, però l'ultimo romanzo che ha scritto, Un battito d'ali, non sono storie che sente, ma sono proprio la sua storia. È il terzo volume della mia autobiografia, sì, perché ne ho scritti due precedenti. Nel primo raccontavo la mia infanzia quando finisce la guerra. Vorrei essere chiara, la seconda, eh? Certo, ma nessuno avrebbe sospettato altrimenti. Non lo so. Poi nel secondo racconto la mia adolescenza e qui racconto quando lascio i banchi di scuola per entrare nel mondo del lavoro. A Milano, perché sono milanese, negli anni a cavallo tra il 50 e la fine degli anni 60, quando l'Italia era un paese bellissimo, vi assicuro. C'era lavoro per tutti. Se uno aveva voglia di fare e di imparare, il lavoro lo trovava. Erano gli anni del boom economico. Direi in un battito d'ali. In un battito d'ali. E lei in un battito d'ali che lavoro ha trovato? Ah, io il mio primo lavoro me l'aveva trovato la mia mamma ed era quello di segretaria. Io uscivo dalle aule universitarie, non sapevo fare assolutamente niente e mi sono ritrovata a fare la segretaria di un agente che trattava materie prime per la birra. E poi è passata al giornalismo. E poi sono passata al giornalismo che in un periodo in cui le giornaliste donne erano pochissime, quindi mi sono scontrata con il maschilismo imperante. Certo. E ho avuto una vita difficile, però mamma mia, quante cose ho imparato. Quanto questo mi è stato utile e quante altre persone, quanti altri personaggi ho incontrato. E la mia prima intervista fu per un personaggio che voi sicuramente non conoscete, era una donna di colore e si chiamava Josephine Baker. Wow. E è stato un incontro, la mia primissima intervista. E io candidamente le confessai che lei era il mio banco d'assaggio, perché al giornale mi hanno detto: scrivi questo pezzo, se domani lo vedi pubblicato torni, se non lo pubblichiamo vai a fare del giardinaggio. Sappiamo che ha incontrato anche i Beatles, Luchino Visconti. Sì. Come sono andate questi incontri? Fu una truffa clamorosa, perché io dissi di aver intervistato i Beatles e non era vero. Però, mentre tutti i giornalisti fuori aspettavano che i Beatles uscissero, io ero riuscita a entrare nell'albergo, ero salita al loro piano, avevo bloccato una cameriera, insomma, dandole una mancia, mi ero fatta prestare la crestina e il grembiulino ed ero entrata con il vassoio. E loro, questi qua, hanno sgamato immediatamente che non ero una cameriera, e mi hanno messa alla porta. Ma intanto io ho visto dove erano, cosa facevano. Ma è stupendo. Ecco,
E quindi vedendola qua così, non si immagina questa che c'è dietro, invece sono delle storie pazzesche, molto coraggiosa. Dovevo esserlo, sì. Dovevo esserlo perché volevo scrivere. Scrivere è sempre stata la mia passione e scrivevo dei racconti che non mi piacevano, quindi li cestinavo, piangevo disperata dicendo non riuscirò mai. Però intanto il giornalismo mi ha insegnato tante cose e queste appunto sono le storie che racconto in un battito d'ali, ma poi l'incontro con Luchino Visconti, che era un regista mitico al Festival di Venezia, dove ero stata mandata per fare le cronache del festival. E lui mi ricevette nella sua suite, nella vasca da bagno, coperto da strati di schiuma come una diva hollywoodiana, e io di fronte a questo signore, che peraltro nella vasca da bagno poteva essere benissimo in smoking per l'eleganza del suo gestire, lui mi disse allora qualche domanda da farmi, e io arrossendo come un cocomero e confusa, emozionata, dissi... No, sono solo la cameriera. Maestro, no, dissi maestro, avevo tante domande ma adesso non me ne viene in mente neanche una. Che tenere. Si sono tuffate nella vasca le domande. E lui, molto carino, ma grande signore, mi disse, non importa, aveva capito il mio imbarazzo, questa sera sarò a cena, lei siederà al mio tavolo e se ancora non avrà domande, avrò io delle storie da raccontarle. Che meraviglia! Che bello! Ho continuato così fino ai 40 anni e poi un giorno avevo messo via la macchina a scrivere, ho detto no, io purtroppo non scriverò mai, anche se questo era il mio sogno. E dopo 2 anni di inattività dedicata alla famiglia, ma di inattività lavorativa, un giorno ho sentito tanta nostalgia per la mia macchina a scrivere, l'ho tirata fuori e ho cominciato a stendere... le storie di famiglia, quelle che mi raccontava il mio papà, che se n'è andato 30 anni fa. Quando lui è mancato, e io ero già una donna adulta, ho sentito un grande vuoto. Poi accade che un giorno ero andata nel giardino, perché io una casetta col cortiletto, il giardino, quello che il mio papà lavorava, curava, accudiva, da quando lui se n'era andato, questa cosa la facevo io. Allora, questa bellissima mattina di giugno, ero china per terra a strappare le erbe infestanti e ho sentito il profumo del mio papà. Perché mio papà aveva un profumo suo, insomma... Unico, era proprio suo. E io ho sentito il suo profumo come se lui fosse vicino a me. Ma io ho detto, papà, ma tu sei qui. E una farfallina bianca, avevo le braccia nude, si è posata sul braccio. E ho detto, sì, sì, questa farfalla me la mandi tu. La farfalla è volata via e portandosi dietro il profumo del mio papà. In un battito d'ali. In un battito d'ali. E è finito lì. Però in quel momento io ho saputo che il mio papà non mi aveva mai lasciata. Che era... Lei perché si commuove? Perché io ho appena perso il mio papà e... E io e mia sorella ci litighiamo un passerotto che viene un po' alla mia finestra, un po' alla sua, e lei sostiene che vada più da lei. Io sostengo che venga più da me, però è mio papà. È così. I papà non ci lasciano mai. E il mio papà è ancora... Quando in questo libro gli dico, papà, tu non lo sai,
ma la tua figlia dai capelli bruni è diventata una vecchia signora bionda, perché oggi tutte le donne brune quando invecchiano diventano bionde. Gli racconto tutto. Questa piange anche lei. C'è questo problema con le donne, quando stanno passano tanto tempo insieme, a un certo punto i sentimenti si mescolano. Non so se in uno dei suoi 30 romanzi è già successo. Esatto, poi c'è quest'altra cosa che si asciugano le lacrime a vicenda, no? Sì. E forse è la forza delle storie delle donne, raccontate dalle donne e vissute dalle donne. Ma noi siamo strong, è la marcia in più, sarà questa. Sì. Bravissima, Sveva, ma visto che lei è una scrittrice instancabile, non è che chiacchierando con noi le è venuto per caso in mente di scrivere un libro su 5 ragazze molto forti ma anche emotive nello stesso tempo, che non hanno paura di nessuno dei due aspetti, e dalle 16 alle 18 sono in onda su TV8. Così ecco, è un pensiero che mi è frullato. Abbiamo la copertina volendo. Allora, abbiamo la copertina. Allora, io in questo momento sto scrivendo un romanzo breve che ha per protagoniste 4 ragazze, non sono 5. Ce ne aggiunga una. Sì, faccia però, la cortesia. Però non fanno la televisione, fanno altre cose, ma sono molto amiche tra loro. Sì. Ma l'amicizia è quella vera che si stabilisce tra le donne quando non si cacciano le dita negli occhi l'una con l'altra, certo. Perché anche questo capita, ma invece le donne che sanno essere solidali tra loro, no? Perché anche se io gli facessi fare della televisione, per scrivere una storia dovrei raccontare la vita di ognuna di voi. Ma così si è. Si può fare, può stare qui per sempre, noi la raccontiamo. Cari. Per me si può fare. È un invito che potrei anche cogliere. Molto bene. Come un fiore potrebbe cogliere. Noi ringraziamo Sveva Casati Modignani. Ricordiamo il suo ultimo libro, Un battito d'ali.